Chi mi conosce da un po' sa che ho una passione sfrenata per i profumi. Poi, rientrando qui in Italia, mi sono resa conto che questa passione, deve essere una cosa di famiglia, perché uno degli argomenti di conversazione che ho con uno dei miei fratelli, il più grande, sono proprio legate ai profumi. E ogni tanto proviamo assieme delle cose che piacciono ad entrambi, perché anch'io amo i profumi maschili e lui ama i profumi agrumati, ma amari. Mi sono detta, quando lui guarda la mia collezione, dice: "Vabbè, questo è un vizio di famiglia e non possiamo fare niente, insomma, meglio amare i profumi". Ma i profumi in genere, anche quelli poi legati alla cucina, una cipolla di Tropea che frigge, al profumo di un olio buono, sono proprio il naso che abbiamo nei confronti del profumo. E dicevo anche mia mamma, perché ho scoperto tante cose di mia madre, ormai un po' andate, ma un giorno prenderò il cofanetto, c'è qualche profumo, neanche eau de parfum, ma proprio profumi che purtroppo un po' sono andati. Ma il perché di questa premessa, che non è ad imbuto, è legata a questa premessa è legata ci sono gli amori, no, del momento sui profumi. Non ha importanza se è estate, inverno, autunno o primavera, ma sono quelle passioni su particolari essenze che a me prendono. Il profumo segue l'umore, segue le aspettative, poi non importa se è un profumo di nicchia o un profumo di cipolla stufata, ma è proprio il profumo che segue un po' noi. E quali sono i profumi che sono la mia passione in questo periodo? Sono essenzialmente tre. Non vi faccio vedere la collezione che è in una delle stanze. Ma dunque, una è l'acqua di Parma del Blu Mediterraneo, il mirto di Panarea, e ne parliamo un po'. Un'altra è Sisley, Lodi Sisley numero 2, ed è un eau de toilette. E poi abbiamo Elisab. Elisab è un profumo pazzesco. Li presento un po', preso perché non posso ricordarmi. No, non è It's a Girl, It's a Girl of Now. Bellissima confezione con gli smalti, quindi è piacevolissima. E questo l'ho usato tanto. Girl of Now di Elisab è una fragranza del gruppo orientale floreale da donna. È una nuova fragranza, infatti è del 2017 ed è per questo l'ho comprata in Italia quando sono arrivata, più o meno. È stato creato da Dominique Ropion e Sophie Lab. Io non è che conosca tutti i nasi, ma questi non li conoscevo. Le note di testa sono mandarino, pera e pistacchio. Le note di cuore sono fiore d'arancio, magnolia e mandorla. E le note di base, mannaggia, sono patchouli, cashmeran, fava tonka e latte di mandorla. Allora, quello che io sento in questo profumo, non ho nulla addosso. Io sento il pistacchio e la mandorla. Sulla mia pelle, non si torfina, sulla mia pelle è così. Cioè, è qualcosa di avvolgente ma non aggressivo, vellutato, gioioso, giocoso,
dolce, appassionante, cioè non ha nulla a che fare, secondo me, con l'autunno. Per me ha più a che fare, secondo certe classiche norme, a una primavera. Ma sentire questo pistacchio con la mandorla, l'altro grande amore. Questo di Sisley, la fragranza numero 2, vorrei avere anche la 1 e la 3, ma il mio direttore di banca mi corre dietro. Questo fa parte della linea di Sisley, quella che è la cipriata floreale. È stato lanciato nel 2009, le note di testa ritornano: bergamotto, basilico e cardamomo. Quindi basilico, una cosa preziosa. Le note di cuore sono gelsomino, iris, ciclamino e rosa. La rosa non la sento per niente. E di nuovo le note di base sono patchouli, cedro della Virginia, scusatemi, sandalo e vetiver. Parte una graditissima ed elegante anche lei, confezione che Sisley può fare. Vediamo cosa sento. Io lo sento il basilico qua. Sublime, non lo so, io qui il basilico è fra le note di testa, quindi ovviamente è quella che poi si disperde prima, ma sulla mia pelle, che ho un pH nel range medio, questo magari una volta ne parliamo, il basilico è proprio qua, il gelsomino anche. Mi ricordo quei periodi dell'anno, questo succedeva anche a Shanghai, questi gelsomini in fiore che erano anche qua, ma qui quest'anno non li ho sentiti, non li ho visti. Eau de toilette, questa persistente, non volatile, senza essere invadente, mi piace moltissimo. Poi siamo all'acqua di Parma, blu mediterraneo, Mirto di Panarea, che vi faccio vedere sempre perché la sera non siamo, quindi questi sono due, cioè quello di Sisley e l'acqua di Panarea sono qui sul mobile, qui in cucina. Comunque, il Mirto di Panarea è una fragranza del gruppo legnoso, in questo caso è va bene sia per uomo che per donna. Credo che me l'ha regalata mio fratello, non ricordo bene, ma comunque, unisex quindi. Il Mirto di Panarea non è, cioè, ha 10 anni, è stato lanciato nel 2008 e non lo provavo da tantissimo tempo. Allora, le note di testo ovviamente sono mirto, basilico, e qui ritorna il basilico, limone e bergamotto, e ritorna il bergamotto. C'è indistintamente, io le ho prese adesso le piramidi olfattive, non ci ho fatto caso, le ho prese adesso proprio per dirvele. Le note di cuore sono note marine, gelsomino e ritorna il gelsomino e rosa, e le note di base sono mastice o lentisco, ginepro, cedro e ambra. Allora, questi tre profumi hanno, perché sono una passione del momento? C'è la ragione, questo non purtroppo momento si vede da quanto ne ho consumato, ma perché tutte e tre, bene o male, hanno delle profumazioni, questo bouquet così presente di gelsomino, di bergamotto, di basilico, che
che non sono profumi autunnali, però con una giornata come oggi, per esempio, che sarebbe da correre al mare quando ieri c'è stata un'alluvione, sì, un'alluvione, ma insomma una gran bella pioggia, si accordano con quello che uno sente. Poi, ovviamente, d'estate, l'estate, estate, l'inverno, inverno, altri sono i profumi, ma poi dipende da noi. Per me posso anche sbagliarmi, non esiste una stagione, un profumo non ha una stagione, a meno che non parliamo proprio di profumi cipriati, cosiddetti profumi da pelliccia, comunque possono essere solo invernali. Niente, con queste tre amichette che ho qui accanto a me, due di loro in cucina, l'Elisab no, sta nella mia collezione, e io vi ringrazio, vi bacio e vi saluto. Alla prossima, ciao!